che non facciamo altro che veicolare questi soldi verso un'attività che secondo me ha una grossa rilevanza per Calvizzano. Vi dico, da quando mi sono insediato insieme alla mia squadra, gli assessori, anche qua con me, il mio obiettivo fondamentale è quello di far conoscere Calvizzano oltre ai compiti locali, perché solo così Calvizzano potrà avere uno sviluppo al di là di quello che ne abbiamo bisogno. Al di là delle critiche, voglio rifunzionare o meno, c'è bisogno, non c'è bisogno, la critica fa bene se è fatta però col cuore aperto, se è fatta in cattiva fede può dare pure fastidio. Però al di là delle critiche, io voglio dire qualche soddisfazione la stiamo avendo. Vi faccio due esempi, cose impensabili per me, ma anche per Calvizzano. Noi abbiamo visto per esempio che ombrelli colorati che tanto entusiasmo hanno destato e tante critiche hanno destato, però vi posso dire che 15 giorni fa il sindaco di Matera, la capitale mondiale della cultura, ha chiesto al sottoscritto, come abbiamo fatto a mettere gli ombrelli in Calvizzano, gli ha chiesto lumi per poter fare questo progetto. C'è il mio collaboratore che è in contatto con lui, gli stiamo dando la dritta per fare queste cose. Allo stesso modo ieri l'assessore di Giuliano alla cultura ha chiesto a tre assessori, l'ultimo al sottoscritto, perché i miei assessori su certe cose sono molto mertosi, come abbiamo fatto per avviare ad internet per fare le banchine letterarie. Quindi voglio dire che Calvizzano sta diventando un esempio nell'Interland e non solo. Dico questo perché come amministrazione vi anticipo che noi tre grossi eventi finanzieremo a Calvizzano nel prossimo futuro. Al di là degli ombrelli, delle banchine che parla materia, finanzieremo il concorso musicale che facciamo in estate per i giovani cantautori che avranno una rilevanza nazionale. Pensate che chi ha vinto quest'anno è andato in finale per i giovani a Sanremo. Quindi voglio dire, non è stato prescelto per pochissimo, ma ha fatto una competizione di carattere nazionale. L'altro evento importante lo vedremo dall'8 dicembre e sarà Natale in Villa Calvisia, un evento particolarmente importante su cui investiremo dei proventi non solo del nostro comune ma anche di città metropolitana perché abbiamo fondi esterni. E il terzo evento importante sarà il villaggio.